Questo master è un'offerta formativa davvero fondamentale perché le pratiche contemplative sono esattamente lo strumento che ci permette di acquisire quelle competenze che ci permettono di affrontare la complessità, la volatilità, l'incertezza della realtà in cui viviamo. Sono le pratiche che permettono di acquisire gli strumenti alla base dell'efficienza mentale, dell'intelligenza e dell'equilibrio emotivi, della qualità delle relazioni interpersonali che riusciamo a mettere in atto con gli altri, della resilienza, della capacità di affrontare appunto la complessità della realtà non soltanto accademica ma anche poi professionale di vita. E quindi quando si parla di istituzioni di istruzione superiore, oggi diventa assolutamente imprescindibile il fornire non soltanto conoscenza di ottimo livello, ma anche quegli strumenti che permettono di acquisire le competenze che permetteranno di essere dei cittadini e dei futuri dirigenti non soltanto competenti, ma anche equilibrati, consapevoli e saggi. L'equilibrio emotivo si riferisce alla possibilità che noi abbiamo di imparare a scegliere come gestire le nostre esperienze emotive, quindi auspicabilmente ridurre quelli che sono gli episodi emotivi distruttivi e aumentare un modo costruttivo di gestire le nostre emozioni. Ora, questo si può ottenere ovviamente imparando quello che è il funzionamento delle emozioni, quelli che sono i nostri schemi, diciamo più usuali di risposta emotiva, gli inneschi che scatenano le nostre risposte emotive, quindi aumentando il livello di conoscenza della nostra esperienza emotiva, aggiunto a un livello di attenzione e consapevolezza dei processi mentali che sono dietro. Quindi l'equilibrio emotivo è un obiettivo che può essere raggiunto non soltanto attraverso la conoscenza scientifica di quelli che sono tutti gli elementi biologici, neurologici dietro la risposta emotiva, ma necessariamente accompagnata da una pratica meditativa, da una pratica contemplativa che permetta di far diventare questi processi mentali, queste conoscenze, queste conoscenze delle competenze. Competenze che noi riusciamo a mettere in atto in maniera sempre più automatica e spontanea perché diventano delle abitudini. E questo è possibile grazie alla neuroplasticità, quindi a quella capacità che ha il nostro cervello continuamente di cambiare, di riplasmare le connessioni neuronali in base all'esperienza e alla pratica ripetuta, che è qualcosa che può essere ottenuto solo ed esclusivamente con pratiche specifiche di addestramento mentale che permettono di ottenere un'autoregolazione migliorata, quindi una percezione di sé, una diversa percezione delle proprie emozioni, delle sensazioni del corpo e dell'interazione con gli altri. CEB, Cultivating Emotional Balance, o Coltivare l'equilibrio emotivo, è un protocollo convalidato da rigorosi studi scientifici che è stato ideato più o meno dopo il 2000, da Paul Ekman, che è considerato l'autorità mondiale in tema di studio sulle emozioni, e Alan Wallace, che è un eminente studioso ed esperto di pratiche contemplative. È un protocollo che unisce la conoscenza psicologica, scientifica, nell'aspetto relativo alla composizione e al funzionamento delle emozioni, a pratiche di addestramento mentale che permettono di aumentare la nostra capacità di diminuire le risposte emotive distruttive e imparare a gestire le nostre risposte emotive in maniera più consapevole, più costruttiva. Analizza quelli che sono quattro degli aspetti fondamentali del nostro benessere, che sono quattro diversi equilibri sinergici, pur se specifici, che sono l'equilibrio dell'attenzione, l'equilibrio cognitivo, l'equilibrio decisionale e l'equilibrio emotivo. E analizza in dettaglio quello che è il funzionamento e le caratteristiche delle sette emozioni universali: la rabbia, la paura, la tristezza, la gioia, la sorpresa, il disprezzo e il disgusto. Quindi è un protocollo che unisce aspetti di conoscenza scientifica,
a rigorose pratiche contemplative di addestramento mentale che permettono di trasformare questa conoscenza in competenza effettiva. Perché le pratiche contemplative tradizionali hanno ovviamente radici in sentieri spirituali millenari. In particolar modo le filosofie orientali sono quelle che hanno tramandato in grande dettaglio quelli che sono i vari stadi di avanzamento dell'addestramento mentale. Però il bisogno di conoscere e di gestire la mente è un bisogno universale e del tutto contemporaneo. Ora, siccome uno degli scopi dell'educazione è anche quello di riuscire a evolversi, ad adattarsi a quello che è il cambiamento culturale e sociale con il quale ha a che fare, è chiaro che il contesto sociale è cambiato rispetto a quello che è stato il momento in cui queste pratiche si sono sviluppate. Rimane però il fatto che il nucleo delle istruzioni che tramandano è ancora valido e nei secoli rigorosi praticanti che hanno seguito queste istruzioni hanno dimostrato che seguendole si ottengono certi risultati. Quindi, in questo momento così particolarmente complesso, le pratiche contemplative sono veramente uno degli strumenti che noi abbiamo a disposizione per poterci garantire un futuro auspicabilmente più pacifico e più sostenibile. Tutti gli studi e rapporti internazionali più autorevoli concordano nel dire che determinate competenze come l'equilibrio e l'intelligenza emotiva, la capacità di instaurare buone relazioni con gli altri, la resilienza, la capacità di affrontare la complessità, in generale l'attenzione e la consapevolezza sono delle competenze strategiche per quella che è la crescita, la capacità di innovazione, la resilienza degli ambienti professionali di tutti i tipi, a tutte le latitudini e di tutte le dimensioni. La cosa interessante è proprio capire che queste non sono delle qualità innate, spontanee, delle quali si è dotati o non si è dotati, sono delle competenze che possono essere acquisite esattamente attraverso le pratiche di addestramento mentale, attraverso le pratiche contemplative. La cosa interessante è che queste competenze permettono proprio di fare un salto di qualità, un cambio di paradigma a quella che è l'intera gestione delle risorse umane, della formazione manageriale, della scelta della leadership, perché questo permette di avere delle persone più equilibrate, più consapevoli e quindi più efficaci e una cultura del lavoro in generale più sana.